Buongiorno, amore. Ehi, Vane? Vane, dovevamo alzarci prima stamattina. Tu non dovevi entrare a scuola prima oggi? Ragazze, manca un giorno. Manca un giorno e si parte. Ehi, manca un giorno, amore. Ani. Ehi, buongiorno, cosa facciamo oggi? Andiamo a comprare le merende? I panino per domani? Sì? E allora sveglia, dai! Ragazzi, finalmente siamo riusciti ad uscire di casa. Qui c'è Vanessa. E dov'è Anastasia? Ciao, amore! Allora, adesso andiamo a scuola. Oggi è il penultimo giorno prima della partenza. E domani cosa facciamo, Vanessa? Partiamo Domani in partenza. partiamo e quando usciamo da scuola pranziamo. Domani, quando usciamo da scuola, pranziamo. Tu pranzerai, noi probabilmente riusciremo a mangiare un panino a casa, mentre tu e i tuoi compagni pranzerete fuori da scuola prima della partenza. Quindi oggi pomeriggio, Vanessa e Anastasia, dove sei, Ani? Non ti vedo. Dove sei? Ah. Oggi pomeriggio, quando uscirete da scuola, dobbiamo andare ad acquistare quello che ci serve per il pranzo di domani e anche qualche snack da portare in macchina per il Perché saranno viaggio. 4 ore. Eh sì, saranno circa 4 ore per arrivare a Rimini. Quindi arriveremo per Dopo le 5 e mezza. le Sì, 3:15. probabilmente sì. Dopo le 3:15. Ok, quindi adesso andiamo a scuola. Buona scuola e ci vediamo all'uscita dell'orario di Vanessa. Io ragazzi sono contentissima che si va domani. Eh sì, quando voi Anch'io. vedrete il video sarà il giorno stesso in cui noi partiremo, d'accordo? Ciao! Ciao. 3 hours later. Amore, ciao! Com'è andata a scuola? Ne Oggi mi hai fatto un bello scherzetto. Ti sono venuta a prendere e poi sei voluta restare a Posso dirvi scuola. una cosa, ragazzi? Domani partiamo! Però quando loro vedranno il video noi saremo in viaggio, quindi saremo già partiti. Allora, Anastasia, adesso fai merenda. Cucchiaiate di Nutella. Ragazzi, Ma avete visto Anastasia come mangia la Nutella? Con il cucchiaino. Lei è una fan della Nutella scatenata. Ma qualcuno di voi mangia la Nutella come la mangia Anastasia? Scrivetemelo nei commenti perché lei è davvero esagerata. Allora, Anastasia, stamattina vi ho preso ancora due cosine di abbigliamento molto carine a te e a Vanessa. No, è inutile che ti guardi intorno perché sono in cameretta. Quando torniamo a casa andiamo a vederle e le provate, ok? Vuoi vederle No. adesso? No? Sei sicura? Guarda che uno è bellissimo, anche l'altro è bellissima. Ti piaceranno sicuramente. Se cambierai idea, hai tempo mezz'ora per cambiare idea. Dopo dobbiamo andare, ok? Oh, ma rilassati, con questa Nutella. Adesso basta, ok? L'ultimo cucchiaino. Sì. A, B, C, D, E, for you, and the hole, and the season, medical, and the commercial. Ma bentornata anche a te, amore. Siamo davanti ai negozi in cui dobbiamo entrare, ma c'è un piccolissimo problema. Come facciamo Lo adesso? so io. Amiga, siamo andati qua, negozio bella, 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 bella. Ani, dobbiamo entrare. Dobbiamo entrare, siamo arrivati. Apri gli occhi. Vanessa. Come ho già detto ad Anastasia, io stamattina ho fatto un paio di acquisti ancora per te e tua sorella da portare al mare, perché Ancora. ho visto un abitino e una maglietta che mi piacevano tantissimo e ve li ho comprati. Quando torniamo a casa li provate perché Ah, secondo perché sono già me lì. sono a casa, però li voglio che tu lo provi perché sono d'accordo con la commessa che se non ti va bene mi ha messo da parte la taglia più Ma piccina. io l'ho già visto. No, li ho presi stamattina, è una Sono belli? sorpresa, oh, sono carinissimi. Va bene, Mi dire che tesoro. sono degli anni 80. Magari provassi cose degli anni 80. Allora, entriamo. Vuoi raccontare la novità che hai avuto oggi a scuola? Che la mia maestra, come? Quale? La maestra Luce, quella di matematica, scienze e tecnologia, che era la mia. No, tutte e due sono le mie preferite perché mi piacciono un sacco. E praticamente va in pensione. Eh già.
E quindi questa notizia ci ha rattristato però, un po'. Però siamo felici perché? Perché viene la mia vicepreside che è una divertentissima dove ci fa un sacco di giochi. Ah, bene, bene, sono contenta per voi che siete contenti di, insomma, di questa nuova maestra, e io sono contenta per la maestra che va in pensione perché ha raggiunto un traguardo molto importante. Va bene, proviamo a scendere, porterò in braccio Anastasia. Vado io a prendere. Ce l'ha? Stai mangiando? Sì. Entriamo perché sta diventando tardi. Io voglio panino col prosciutto. Adesso me lo dici, eh? Anzi, a proposito, organizziamoci. Dimmi già magari Vanessa cosa vuoi, il salame tu? Sì, poi vorrei anche soccorrerlo qui, da lì non toccare i testimoni lì, sono quali bianchi e esatto no. Super, che pedal! Ti sei svegliata bene, amore? Sì, io da te. Io come faccio palestra? Come lo fa la mamma? Andiamo nel reparto affettati, compriamo gli affettati, quelli in busta, e scegliamo quali prendere, ok? Tu che affettato vuoi da mangiare domani nel panino? Il prosciutto cotto? Vuoi il toast? Ragazzi, e se faccio le piadine? No. Abbiamo le piadine romagnole, io mi faccio la piadina. Tu il toast, il panino, quello a fette? Perché il pane oggi non lo posso comprare per domani. Io il toast. Ok. Vediamo, se ti comporti bene nel frattempo sì, altrimenti no, ok? Allora, prendiamoli qui, dai, che facciamo prima. Sì, prendiamo il salame, vediamo un po' dov'è. Il salame è di qua, guarda, dove c'è questo signore che sta lavorando. Prendilo. Così? Sì, sì, prosciutto per ani. E il prosciutto per ani, ok. Qua prendiamo il crudo. Eccolo. Questo è quello che piace anche a te, Vanessa. Andiamo a prendere la palla? La palla è lì? Andiamo a prenderla. Bella gialla. Ma io voglio questa, guarda, mamma. Proviamo. Prendiamo queste due? Guardate una testa? Guardate, sì. Bellissima la tua, Vane. Guardate, ragazzi, sì. Comunque siamo sempre in un supermercato, eh? E non in un campo di pallavolo. Una palla mia, non ecco, dai, così tu giochi con Mia e Chloe e tu giochi con Bianca e Diego, va bene? Anastasia ha cambiato palla, ha trovato quella dell'unicorno, lei preferisce. No. Così anche a Chloe gli piace. E sgonfia? Ok, andiamo, che ci sgridano! Se Anastasia, dobbiamo prendere il bere. Oddio, stai per partorire? Sì. Oh no, proprio adesso che dobbiamo partire? Sì. Anche tu? Anch'io. Ma io non voglio diventare nonna, così in fretta. Ascoltatemi bene. Dobbiamo andare a prendere il bere e il pane. Cosa volete da bere? Sono incinta. Ah, ok. Cosa vuoi da bere, Anastasia? L'estate? Anch'io. Ho intravisto gli estate, ma non riesco a trovare il pane. Quando non conosco i supermercati mi perdo. Ciao, bella. Ciao. Bene. Bella. Ciao. Dai, ciao. Qui ci sono gli estate, prendeteli. Quelli piccoli, Ani, dobbiamo viaggiare. Questi? Sì. O il brick, che è più facile da bere. No, 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 no. Il brick. Okay. Se lo volete bere. No, se lo vuoi bere in macchina, poi ti rovesci tutto addosso. Prendo io. No, mettili dentro. Che succede? È due. Dai. No, dai. Ok, metti. Uno nella mia palla. Apri. Togli la palla. No, metti quello. Vai. Ok, adesso non ci resta che trovare il pane, che non trovo. Sicure che non volete la piadina? No, no. Tu non vuoi lo dog magari, Anastasia? Sì. Domani? Yes. Ah, ecco. Yes. Vedi? Allora prendiamo il pane per gli hot dog, perché forse ne è rimasto uno solo e magari anche papà lo mangia. Siamo in difficoltà che non troviamo il pane, ma non lo troviamo. No, questo non è pane. Ma è possibile non trovare il pane in un supermercato? Ah, beh, sì, adesso che ce l'hanno detto, sì. Sì. Le focacce preferite, beh. Sono buonissime con le focacce, anche le pizzette sono buone. Prendiamo anche le pizzette. Vediamo.
Le mangi tu? No. No? Però vabbè, te le mangi. No, le mangio le tue focacce. Sì, però prendiamo l'altro. Metti giù questo che ti dico quale. Ma questo qui è delicato, io mangio il top. Ma prendiamo quello. Vuoi ma quello lì è piccino. Tu non hai detto che volevi lo dog. Io ho fame da Madonna sempre. Anch'io ho fame adesso. No, quando scuola sempre ho fame. Quando è scuola. Quando devo perché mangiare. Perché non fai colazione, ne fai poca. Allora, scegliete il pane. A fette dovrebbe essere... Luca Fini. Ma quello lì è piccino, amore. Guarda, Vane. Che bei panini che ci sono. Vero? Li prendiamo? Prendiamo questi per domani? Va bene. Va bene? Ok, panini. E sono 4. Tu quanti panini vuoi domani? 2 almeno. C'è 2. E tu cosa mangi? L'hot dog? E il toast? Per gli hot dog per Anastasia e papà sicuramente. Io i papaveri, che belli. Quando siete andati a fare la passeggiata? Ok bimbe, spesa finita. Devo ancora aprirla la macchina. Un attimino che appoggio i sacchetti. Siamo tornate a casa dopo la spesa e gli acquisti delle scarpe. Volete vedere cosa vi ho comprato oggi? Così poi facciamo i saluti? Sì. Siete curiose? Sì. Andiamo. Chiudete gli occhietti. Venite. Venite, venite. Ok, potete aprire gli occhietti. Ah, ecco. Qual è il mio? Quello più piccino, la maglietta è quello lì che hai in mano. E questo è di Vane. E questa maglia è tua, Vane. C'è anche qualcosa sotto? È fatto così, sembra che c'è sotto la minigonna, invece non c'è. E questi due? È disegnato proprio così. Wow. Vi piace? Sì, adesso li insieme. Avete visto? Però lo dovete provare, Vane, perché io devo chiamare il negozio e dirgli che ti va bene. Mi lo fai un favore? Lo provi un secondo? No, io me lo posso lasciare. 2, 1. Wow, Vane! Ma stai benissimo! Adesso ti piace? Sì. Ti piace? 3, 2, 1. Wow! Sei stupenda anche tu, Anastasia, che meraviglia. Ti piace? Vai a vederti allo specchio. Day 2. Ragazzi, buongiorno. Oggi è il grande giorno, il giorno della partenza per Rimini. Ieri poi abbiamo terminato il video perché abbiamo finito di fare le valigie e abbiamo fatto un po' tardi. Quindi oggi è l'ultimo giorno in cui Vanessa andrà a scuola. Anastasia è già giù e sveglia dalle 5:30 perché è in fibrillazione, è contentissima. Manca solo da svegliare Vanessa, che è qui con me, adesso si alza, fa colazione, va a scuola e alle 12:30 si parte. Tesoro, dai, tesorino, è l'ultimo giorno amore, si parte? Ma buongiorno, guardate un po' che è arrivata, lei stamattina si è svegliata prestissimo. Io ragazzi non vado a scuola. No, lei non va a scuola. Perché cacciamo i panini. Perché prepariamo i panini, voi li preparate insieme a noi i panini? Vanessa sta ancora dormendo, si è svegliata anche Vanessa stamattina presto, ma poi si è riaddormentata, sì, vero? Invece noi siamo andate giù, abbiamo fatto colazione. Sì. Io sto guardando la TV. Eh sì. Mamma, adesso mi è passato. Che cosa? Avevo pure mal di pancia. Ma secondo me sei troppo agitata te stamattina. Prima tremava dall'agitazione. Almeno penso. Ok, allora svegliamo Vane e ci vediamo dopo. Sì. Ciao. Ciao. Mio piede. Two hours later. Allora ragazzi, Vanessa è andata a scuola. Anastasia è qua con me. Adesso prepariamo i panini, poi andiamo a prendere Vanessa e si parte. Allora amore, hai fame? Sì. Vuoi un panino? Sì. Con che cosa? Con... Vuoi l'hot dog o vuoi il panino? Col prosciutto. Voglio il toast. Vuoi il toast con la sottiletta caldo, vero? Col prosciutto. Col prosciutto, ok, te lo faccio e poi preparo i panini per gli altri, va bene? Sì. Buon appetito, tesorino. Buon appetito. Allora, mi già morsicato l'altro. Sono uscita da scuola, sono felicissima e adesso vado a casa, faccio la merenda e poi ci vediamo dopo con Bianca e Diego. Ciao! Ragazzi, Vanessa ha pranzato e adesso siamo partiti, non siamo riusciti a incontrare Bianca e Diego perché sono partiti leggermente prima di noi. Il video finisce qua ragazze perché è da ieri che lo giriamo, poi ne faremo tanti altri in vacanza, vero? Volevo salutare un bimbo che si chiama Francesco che ci ha chiesto di essere salutato su TikTok. Ciao! Ragazzi, se il video vi è piaciuto